Grazie a tutti di essere presenti qui, grazie di essere qui ad ascoltare queste brevi riflessioni attorno al libro di Giorgio, che ha il grande merito di inserirsi in una tematica che è stata cruciale all'interno, diciamo, soprattutto della seconda parte di questa legislatura. Sono usciti molti libri su questi temi e devo dire che Giorgio non ha avuto paura che si dicesse ancora un libro sul tema dell'impegno dei cattolici in politica. Non ha avuto paura perché evidentemente ci troviamo davanti a una sorta di emergenza riflessiva che, guardate, assume sicuramente delle sfumature diverse se ci si rivolge a un pubblico di cattolici, credenti, o se pure ci si rivolge a un gruppo altrettanto interessante, altrettanto importante di non cattolici o di non cattolici, voglio dire di non credenti o di diversamente credenti. Ci sono delle cose che si possono dire in un modo diverso, pur avendo comunque un grande valore, ma io vorrei assumere molto esplicitamente in questo incontro oggi, anche dopo aver sentito quello che tu mi dicevi, anche quello che diceva Padre Francesco a proposito di alcune delle presenze che sono qui in aula, in questa sala bellissima, che peraltro, signori, vi prego di guardarla bene, questa è la sala del refettorio, quindi abbiamo gli scefali di Emmaus indietro, abbiamo altre immagini che testimoniano anche la storia di questa sala, che ne testimoniano in qualche modo comunque una lunga tradizione che si ripete da tempo. E nell'assist che mi ha lanciato in questo momento Giorgio, fa riferimento a qualcosa che effettivamente dicevamo prima anche con Padre Francesco a proposito della preghiera. E qualcuno potrebbe pensare che parlare di preghiera, parlando di cattolici impegnati in politica, si stia comunque uscendo dal seminato, si stia dicendo qualcosa che non è sufficientemente laico, qualcosa che sa un po' di sacrestia, qualcosa che appare, come dire, un po' clericale. Ebbene, io vi voglio dire che dal mio punto di vista non c'è niente di più laico per un cattolico che la propria coerenza personale. E la propria coerenza personale la si misura sostanzialmente, direi, da tre dimensioni. E questo si trova molto bene nel libro, sia nel primo capitolo del libro di Giorgio, sia nell'ultimo capitolo. Quello che fa riferimento proprio, come dire, al progetto di Dio, no? Rispetto alla storia. E la nostra laicità è quella che chiede a ognuno di noi una formazione profonda e completa, una formazione profonda sul piano politico. Non ci possono essere sconti, non si può improvvisare la propria competenza nella conoscenza, per esempio, della Costituzione. Non si può improvvisare la propria competenza in tutto ciò che riguarda la giustizia. Non si può improvvisare la propria competenza, siccome nel mio caso io sono un medico, in tutto ciò che riguarda la sanità, in tutto ciò che riguarda la scuola, in tutto ciò che riguarda lo sviluppo tecnologico del paese. Ci si richiede quel lavoro straordinario di studio, di riflessione, con quel pregiudizio tutto cattolico che dice che studiando ci si può avvicinare alla verità. Forse non si arriva a possederla del tutto, ma ci si può avvicinare alla verità, che le cose non sono tutte uguali, che questa sorta di relativismo etico a cui siamo abituati non ha senso neppure quando si affrontano, come dire, riflessioni sul piano del terreno più strettamente scientifico, culturale. Quindi la prima dimensione che ci si chiede è di essere persone competenti, persone che studiano i problemi. Questo per me si traduce anche in comportamenti molto concreti. Non vado in aula a votare provvedimenti di cui non ho prima esaminato le carte. Non vado in commissione a discutere di un provvedimento se non ho prima studiato quel tema. Semplicemente è l'affidabilità intellettuale che scaturisce dalla fiducia nella ragione, quella ragione di cui tanto bene parla Benedetto XVI quando insiste sulla necessità di dilatare gli spazi della ragione, quando insiste sulla necessità per ognuno di noi di impegnarci davvero come uomini che svolgono un lavoro
che fa riferimento a principi generali da applicare in casi particolari. Quindi uno sforzo nella conoscenza dei principi per sapere però poi scendere al concreto e declinarlo secondo quelle che sono le circostanze, quel contesto in cui si declina. Quindi la prima cosa di un politico che abbia in premessa il fatto di essere cattolico è quello di essere un politico competente. La seconda cosa è che non basta l'intelligenza per essere un buon politico, non basta lo studio, non basta la serietà, non basta il rigore con cui si affrontano le cose, non basta il rifuggire dall'improvvisazione. Ci vuole anche lo sforzo concreto di una capacità di declinare in decisioni, quindi tutt'altro che l'attendismo, tutt'altro che quella situazione di stallo che ha portato il nostro paese in una condizione direi anche di emergenza per mancanza di riforme, perché non c'è stata la capacità di declinare operativamente quello che l'intelligenza, la ragione dimostravano di essere le migliori soluzioni possibili. Ma certamente noi stiamo parlando quindi di gente intelligente, di gente competente, di gente determinata, di gente coerente. Ma signori, tutto questo non è che attiene unicamente al cattolico. Fortunatamente ogni uomo da bene coltiva la sua intelligenza, potenzia la sua volontà, cerca di far corrispondere le sue azioni ai valori in cui crede, che ha scelto e su cui ha fondato i motivi per preferirli rispetto ad altri. Noi stiamo parlando di cattolici. E allora dobbiamo avere il coraggio di chiederci cosa vuol dire oggi cattolico. Dobbiamo per esempio dire che la prima cosa che è, se volete, come interfaccia negativa, il cattolico non è uno che si serve della Chiesa. Come dirlo in termini di campagna elettorale, non è uno che va a trovare il parroco per avere i voti, o che va a trovare il vescovo per avere un certo tipo di consenso, cioè non è uno che strumentalizza la Chiesa per ottenere, come dire, dei vantaggi personali. È qualcuno che invece davanti alla Chiesa si pone in una dimensione di servizio. Prima di tutto il servizio a quella che per noi costituisce la dottrina. Quindi il servizio rispetto a ciò che costituisce la dottrina per noi significa il rispetto del Magistero, significa il rispetto per ciò che dice il Santo Padre. Se il Santo Padre ha ritenuto recentissimamente, tra poco prima di Natale e poco dopo Natale, di affrontare con un rigore, con un'ampiezza, con una profondità il tema del gender, quindi con tutta l'ideologia che è alla base poi dopo una serie di riflessioni che toccano tutta la sessualità umana, beh, io penso che come cattolico debbo sentire l'insistita necessità di cercare di capire che cosa mi si sta dicendo, perché me lo si sta dicendo, di cercare di cogliere il senso dell'urgenza e dell'importanza con cui il Santo Padre affronta questo tema. Come cattolico io ascolto quello che dice il Santo Padre, ascolto quello che dice anche, lo dico perché in questa settimana abbiamo avuto una bellissima prolusione del Cardinal Bagnasco, lo ascolto. Questo non è clericalismo, questo è il senso più profondo della mia appartenenza. I miei punti di riferimento principali in questo momento dal punto di vista gerarchico, quelli il cui pensiero è parte integrante della mia riflessione nel quotidiano, sono esattamente il Santo Padre e, diciamo, il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, direi il Vescovo di Roma, quello che volete. Cioè, come cattolico sento bisogno di portare lì studio, riflessione per capire. Poi, certamente, sento il bisogno di ritornare nell'ambito della mia coscienza e di interrogarmi su che cosa io posso, su che cosa io devo e su come muovermi per rendere la mia vita una testimonianza operativa, intelligente di queste cose. Questo è l'impegno della mia intelligenza da cattolico, insisto, studiare questi temi, è l'impegno della mia volontà, che da cattolico significa sforzarsi di
essere trasparente nelle mie azioni, quindi non predicare bene e razzolare male, ma nemmeno razzolare bene e predicare male, che è quello che ogni tanto anche succede. Però proprio perché sono un cattolico sono totalmente consapevole anche della mia fragilità, anche dei limiti della mia intelligenza, anche dei limiti della mia coerenza. Sento il bisogno, appunto, come diceva Giorgio prima, di ricorrere alla preghiera. E di ricorrere alla preghiera perché io ne sperimento il bisogno. Sperimento la necessità della grazia. E lo sperimento non come, come dire, un momento privilegiato e avulso dalla mia quotidianità. Lo sperimento come un momento che mi incalza davanti a un problema che non capisco.